Buonasera, buonasera, benvenuti a Pronto Telenova di oggi. Come ogni mercoledì ci occupiamo dei diritti, della tutela dei consumatori e lo facciamo come al solito con Rosario Trefiletti. Buonasera Rosario. Buonasera, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora, i numeri per chiamarci 0243 43 3434, oppure per scriverci 335 57 54 525. Volevo affrontare con te due argomenti diversi. Il primo l'abbiamo già affrontato, ma siccome siamo nel periodo più importante mi sembra giusto ricordarlo, è quello della fine del mercato tutelato per quanto riguarda l'energia elettrica. Stiamo arrivando agli sgoccioli. Leggevo ieri che però la Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia, insisterebbero per prolungare ancora, per rimandare la fine del mercato. Tu hai delle notizie? Sì, ho le stesse notizie, le ho lette sui giornali. Per la verità era una nostra richiesta, non si capisce perché non sia stata fatta la deroga, come avevamo chiesto, e invece adesso se ne parla sui giornali. Ma credo che oramai siamo agli sgoccioli, siamo al primo di luglio, il mercato tutelato cesserà. Sì. Vogliamo ricordare che non cesserà per le figure fragili, per chi ha malati in casa, che consuma molta energia, che ha più di 75 anni, oppure che è residente in un'isola, delle piccole isole, non la Sicilia o la Sardegna. Insomma, ci sono alcune deroghe, queste sì. Abbiamo già dato anche dei consigli, sì, però vorrei ribadirne... Sì. Un paio. Sì, anche perché io quello che insisto sempre è che ci sono sempre questi call center che ci stalkerizzano. Bravissima. E quindi dobbiamo avere le armi per difenderci. Ecco, bravissima, è proprio questa la questione. E cioè il consiglio è quello che rispetto alle numerose molestie che abbiamo in questo periodo, che abbiamo anche avuto e che continuano, mi raccomando, se vi chiamano a casa, pronto, è Rosario Trefiletti, mai rispondere sì. Certo. No, assolutamente, perché quel sì viene utilizzato a supporto magnetico per un contratto che tu non vuoi fare. E quindi ti ritrovi in un altro contratto. Per carità, rispondete, l'ha trovato. Eccomi. Ma mai sì. Mai sì. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio che abbiamo suggerito l'altra volta è che anche se vogliamo stare a sentire queste proposte che ci vengono fatte, non inviate mai i vostri documenti. Questa è l'altra cosa, bravissima, no? Bravissima. Bravissima, anche perché poi vengono utilizzate per tante altre questioni. Purtroppo, perché non funziona la legge dell'iscrizione al mercato delle opposizioni. Esatto. Laddove uno dice io non voglio essere telefonato a casa. Ti fermo perché c'è una telefonata. Ti fermo, prendiamo la telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? No, ho sbagliato, l'ho buttata giù io, scusate. Pronto? Ecco, sono Giuliano. Giuliano, benvenuto, dica. Buonasera, Trefiletti, buonasera, l'ho chiamata qualche tempo fa, io sono quello insieme anche ad altri, ossessionato dalle strisce blu, riusciamo a fare qualcosa, a toglierle o perlomeno anche a diminuirle, visto che la legge dice che a tot posteggi blu devono corrispondere tot posteggi liberi? Riusciamo, si può fare qualcosa questo ladrocinio, perché è un ladrocinio secondo me? Grazie Giuliano. Grazie Giuliano. Allora, questa è una vecchia questione, no? Perché sappiamo che ci sono ancora dei piccoli pezzettini di asfalto, parlo di Milano, dove ci sono i parcheggi con le strisce bianche, che sono quelli non a pagamento. Quasi tutto il resto ormai o è a strisce blu, pagamento regolamentato, la sosta oraria, o giallo per i residenti. Beh sì, è il solito problema che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare. Bisogna far sentire la propria voce ai sindaci, perché è di loro la responsabilità delle strisce nelle varie città, e mantenere le percentuali che devono essere mantenute per le strisce bianche rispetto alle strisce blu. Però... Ma qui siamo alle solite, gli incassi dei comuni stanno sempre diventando una cosa impressionante. Sì. Vuoi perché fanno delle multe, delle super multe, vuoi perché cambiano all'ultimo momento i percorsi di velocità,
dal 50 al 30, che va benissimo, per carità, sì, ma bisogna informare. Oppure dove c'è l'autovelox te ne mettono una serie. Bisogna anche qui, non perché io sia contrario all'autovelox, anzi, verifica e controllo, però devono essere standard, e poi massima informativa che c'è l'autovelox. Questo ok, però per quanto riguarda i posti con le strisce bianche, purtroppo è vero che ormai in quasi tutti i comuni sono ridotti all'osso. Devo dire che però neanche, penso soprattutto a Milano, non è che l'opposizione a Sala rivendica molto questi posti, magari parlano dell'autovelox, parlano della zona 30, però sui posti liberi io non ho sentito questo sollevamento di folla. Bisognerebbe che in comune sia l'opposizione, ma sia anche le forze sociali. Le forze sociali che a Milano sono importanti, a parte le associazioni dei consumatori, ma ci sono tante forze sociali importanti, a partire dal sindacato, certo, dal Sunia e via dice una serie. Il forum del terzo settore intervenga a favore dei cittadini, faccia sentire la propria voce. Il singolo cittadino è difficile. Cosa fa? Sì. Davanti a Palazzo Marino? Ma no, o certo. Certo. Questo bisogna fare, nella maniera più assoluta. Va bene, torniamo allora alla fine del mercato tutelato per l'energia, sì, elettrica. Abbiamo detto le due cose da non fare, e invece cosa fare? No, la terza cosa è che se uno non fa niente, come me, io non sto facendo nulla, nel senso che ogni volta che mi chiamano metto giù perché mi irrito. Che cosa mi succederà? Che sceglie lo Stato con quale compagnia andare? No, ti scelgono quelle che hanno vinto nel tuo territorio le gare. Sì. Perché sono state messe a gare, non gli viene tolto il servizio, ci mancherebbe altro. Sì. Solo che vieni catapultata in un contratto dove tu non hai fatto la scelta. E quindi poi però puoi sempre farla dopo, ci mancherebbe altro. Sì. Però non viene interrotto il servizio. Ma con quale criterio viene scelta la compagnia? Quindi non con quella che mi fa spendere meno. No, assolutamente. Quella che ha vinto le gare dove tu sei residente nel territorio. Quell'azienda, sì, quel gestore ha vinto la gara e tu vai sotto quel gestore. No, devi essere tu a scegliere nel mercato libero la tariffa che ti è più conveniente. E per farlo scaricate il sito della app ARERA, giusto? Esattamente. Però bisogna avere in mano una bolletta e conoscere più o meno quali sono i nostri consumi, perché io ad esempio non sarei in grado, cioè io devo farmi aiutare. Brava. Mi aiuti tu, Rosario. Non è molto complicato, basta vedere il consumo e la bolletta che pagavi, dividi e vedi quanto viene il costo complessivo, omnicomprensivo, comprese le tasse, del kilowattore. Con questo numero fai delle comparazioni. Ok. Ma detto ciò, sì, detto ciò, il terzo e ultimo consiglio, sì, che diamo è che una volta passati al mercato libero, sia perché tu non hai fatto la scelta e vieni catapultata in un gestore mercato libero, ossia perché invece fai la scelta, mi raccomando, continuate a verificare e controllare che poi le bollette che vi arrivano, sì, sono coerenti con il contratto che ti hanno fatto, perché c'è anche il rischio che ti facciano dei contratti e poi chissà come mai non sei, le bollette che ti arrivano non sono coerenti con quello che credi di avere fatto. Quindi non basta scegliere, bisogna anche controllare. Assolutamente sì. Una volta che hai scelto, controlla le bollette se sono coerenti, altrimenti ricordati che puoi sempre passare ad altri gestori nel mercato libero. Perfetto. Senti, visto che parliamo di energia, di elettricità, io oggi guardando il telegiornale invece ho visto un'altra cosa che magari non interessa a tutti, però molti prendono l'aereo, cioè sul fatto che i prezzi dei biglietti degli aerei sono destinati a salire molto, a breve perché c'è una grande domanda e quindi sale l'offerta, ma alla lunga perché il carburante dovrà essere un carburante sostenibile che costa molto di più, però perché dobbiamo pagarlo noi? Allora, la questione è questa. Innanzitutto le tariffe degli aerei sono aumentate a dismisura, sì, tant'è vero, già di per sé, tant'è vero che abbiamo fatto la denuncia all'autorità di controllo del volo per
per fare in modo che queste cose non accadano, perché sono speculazioni incredibili. Ma si pensi anche solo alle prenotazioni, avere certe dimensioni del bagaglio a bordo, altrimenti sì, paghi sì, di più. Certo. Tante cose, mi raccomando, informatevi su questo. Ah, però c'è questa ulteriore questione per cui, siccome le compagnie aeree saranno costrette a utilizzare in percentuale fino al 1900, arriveremo al 50, al 70, dei combustibili non fossili, è sì, chiaro che costeranno di più. Esatto, è ora, quello il punto. Per adesso solo Lufthansa ha dichiarato gli aumenti. Per la verità alcune tratte sono francamente aumenti irrisori rispetto a quelli che già abbiamo avuto. Irrisori, sono 7, 10, 12 euro in più su tratte importanti. Okay. In alcuni casi, se uno attraversa tutta l'Europa ed è sottostante alle regole europee, possono esserci aumenti più considerevoli. Però per adesso l'ha detto Lufthansa. Ok. Gli aumenti li abbiamo avuto su tutto, ma non per questa questione, per tante altre questioni, okay, che io dico speculative. Ok, quindi per ora siamo tranquilli ed è solo Lufthansa che chiederà questo aumento. Adesso ho letto che solo Lufthansa. E Lufthansa che però riguarda anche noi, perché nel momento in cui viene l'acquisizione di ITA, riguarda anche la nostra compagnia di bandiera cosiddetta, no? Certamente. Esatto. Senti, a proposito di combustibili verdi, si può anche scegliere per il mercato libero, ci sono delle compagnie, delle aziende che usano solo energia sostenibile, quella è una scelta che si può fare. Certo che si può fare, ma si può fare anche quella del consumo a fasce orarie, che è quella che fa risparmiare più di tutte. Insomma, ripeto, ci sono tanti modi e modelli di acquisizione di un gestore nel mercato libero. Io non do mai consigli, dico il consiglio fondamentale è quello invece di fare le comparazioni. Quello che vi attaglia di più, o per le fasce orarie o perché siete innamorati dell'ecologia, via dicendo, fate la scelta. Non do consigli, la scelta è del singolo cittadino. Ok, e quindi quando scade il mercato tutelato, il 30 luglio? Sì, no, inizia il primo di luglio. Ah, ecco, quindi adesso, siamo proprio adesso, è certo. Siamo a cavallo. Beh, quindi la deroga, credo che a questo punto se arrivasse la deroga adesso sarebbe assurdo. Ecco, però nel caso, poi dopo cambiamo argomento, nel caso mio, che non ho fatto niente, nonostante faccia questo lavoro, però non ho fatto nulla. Quindi io mi troverò dal primo luglio una nuova compagnia che non ho scelto io, che è quella che ha vinto la gara, giusto? Esattamente. Poi io comparo le mie bollette precedenti con quelle nuove e vedo se più o meno siamo lì, me lo tengo. Se vedo che sono aumentate tanto, posso fare il cambio. Io vado in maniera proprio pratica. Ci mancherebbe altro. Nel libero mercato almeno c'è questa cosa positiva, che il cittadino, la famiglia può cambiare come vuole e vedendo gli altri contratti. Ok, quindi allora, visto che ormai siamo agli sgoccioli, io credo che le persone che ci guardano, che non hanno fatto niente, ormai non fanno più nulla in due giorni. Quindi a questo punto fate quello che farò io, guardate la prossima bolletta e comparatela con quella di luglio-agosto dell'anno scorso, in modo che più o meno potete verificare se siamo più o meno lì. Ecco, questo è un consiglio proprio pratico, perché sai, molti non lo sanno, non ci pensano, però poi dopo, se si vedono la bolletta raddoppiata, se ne accorgono in quel momento lì, ecco. Come no. Va bene, allora adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi parliamo di un altro tema che riguarda l'assegnazione delle case popolari, a tra poco. Allora, rieccoci in diretta sempre con Rosario Trefiletti. Abbiamo parlato della fine del mercato tutelato, adesso volevo toccare un altro argomento che riguarda anche noi consumatori. Qui in Lombardia sta succedendo un putiferio per la vicenda di Ilaria Salis, la nuova eurodeputata di sinistra e dei Verdi, la Alleanza Verdi e Sinistra, che ha rivendicato in qualche modo il fatto che occupare una casa popolare, anche se non è legale, va bene, perché in qualche modo si solleva il problema della mancata assegnazione di un sacco di alloggi. Lei ha precisato ieri in un post che la casa che ha occupato lei non era in lista per essere assegnata a qualcun altro, quindi lei ha detto non è che io l'ho tolta a qualcun altro, era una casa bloccata.
Quindi io l'ho presa e così sottolineo il problema per i insomma, per l'autorità che non sbloccano questi alloggi. Tu dal punto di vista dei consumatori cosa ne pensi? Serve a sollevare il problema o in realtà è un danno? Il problema naturalmente va sollevato, ma ci sono tante altre forme per sollevare e far sollevare anche l'indignazione di chi ha diritto alla casa popolare. Allora, si fanno le manifestazioni davanti a chi ha le responsabilità istituzionali, si fanno le manifestazioni davanti alla prefettura, si possono fare davanti alle stesse case popolari manifestazioni per far coinvolgere le forze sociali del territorio, perché per esempio ci sono le commissioni di verifica e controllo che sono in cui sono presenti anche le forze sociali del territorio stesso, dai sindacati, certo, e via dicendo. Allora, queste sono le cose da fare. Occupare, parlo in termini generali e non nel caso specifico perché non lo conosco, sì, l'occupazione di quell'appartamento. Sì. Io in termini generali sono sempre stato contrario all'occupazione di una casa popolare di cui magari c'è di sicuro c'è un altro inquilino che ne ha tutti i diritti perché è in graduatoria e ne ha il diritto di andare in quella casa. Sì. Ecco, fare una protesta togliendo un diritto a un altro cittadino è una cosa che non ho mai condiviso. Non sono per l'occupazione. Facciano giustamente, ma io sono quello che ha protestato laddove mi si invita in parecchie trasmissioni televisive a dire: guardate, bisogna fare gli investimenti sulla casa residenziale, soprattutto di appunto quelle popolari, bisogna fare investimenti. Il piano casa non esiste, io certo, ricordo solo quello di Fanfani. Si perde nella notte dei tempi. Però è vero, no, ma tutti questi sono, come posso dire, in linea di principio sono tutti ragionamenti corretti, no? Però c'è da dire che con questo fatto che è venuto fuori, perché poi lei l'ha occupata 16 anni fa la casa e quindi non è che l'ha fatto ieri, si riparla della questione. Poi però io, se fossi un milanese che è in graduatoria, mi arrabbierei tantissimo, anche se, come lei ha spiegato, il suo alloggio specifico, poi io questo non lo so perché non abbiamo la possibilità di verificare, il suo alloggio specifico non è stato tolto a qualcun altro. Però quello che ti volevo chiedere è se la rabbia del cittadino è giustificata lo stesso. Ma la rabbia del cittadino deve essere giustificata, perché se non ci sono le assegnazioni i cittadini si devono arrabbiare. E si devono anche arrabbiare se qualcuno gli occupa una casa di cui lui aveva il diritto perché è in graduatoria. Questa è la questione vera. Mai protestare togliendo i diritti agli altri cittadini. Protestare per difendere e ampliare i diritti degli altri cittadini. E allora si vada a protestare con le commissioni di verifica e controllo, si vada a protestare con il comune, con la regione, che poi istituzionalmente credo che sia la responsabile in questo caso della, certo, assegnazione. Si facciano tutte le proteste, io stesso protesto rispetto a queste questioni, ma le faccio non occupando una casa, ipotizzando. Non che io non conosco quel caso, se era bloccata per quale motivo. Perché sai che che in Lombardia ci sono 19.000 case che non vengono assegnate perché devono essere sistemate, devono essere ristrutturate e quindi la regione non ha i soldi e le tiene bloccate. Questo è il grosso scandalo, che non ci sono i soldi per mettere queste case a disposizione di chi ne ha bisogno. Perché è vero che esistono degli alloggi sfitti, questo è vero, lo riconosce anche l'ALER, lo riconosce la metropolitana milanese, capito? Ma ci possono trovare tutte le strade per trovare le soluzioni, ripeto, anche se per esempio un alloggio non è ristrutturato a sufficienza, certo, se mancano le tubature dell'acqua e del gas è chiaro ed evidente che è un disastro. Certo. Ma se si tratta solo perché c'è da dipingere le pareti o che altro, beh, insomma, ma si facciano dire per quale motivo non vengono assegnate.
Bisogna andare fino in fondo, bisogna andare. Ti faccio una, ti suggerisco un'idea che ha avuto qui una consigliera regionale che diceva: ma perché non facciamo accedere al microcredito alle famiglie che hanno qualche possibilità in più, non quelle proprio sotto il reddito più basso, ma quelle che possono pagare un minimo, in modo che accedano al microcredito, ristrutturino loro questi appartamenti in modo da poterci entrare. Questa potrebbe essere, no, perché se aspettiamo... Non è un'idea, non ti piace? No, non perché? Mi piace per un semplice motivo, perché allora quello che aveva diritto dell'assegnazione dell'appartamento, che non ha minimamente un dato economico per poter fare anche una minima ristrutturazione, verrebbe saltato fuori. Ah certo, cioè, certo. Chi ha soldi potrebbe fare un'operazione del genere e quindi gli viene assegnata una casa. No, bisogna rispettare le graduatorie, questo è fondamentale. E in più fare di tutto, protestare. Insomma, se una regione, per esempio, non assegna le case perché non le ristruttura, beh, insomma, non votate più quelli che gestiscono quella regione. Non sto facendo il caso della Lombardia. No, beh, ma anche perché Rosario, ci sono anche le case del Comune di Milano che non vengono assegnate. Il Comune di Milano è governato dal centro-sinistra, la regione dal centro-destra, quindi siamo pari. Non guardo mai il colore di chi gestisce, per carità, quando ho detto non votate più, non perché no, certo, la regione ha un segno e il comune un altro, no, anche col comune, ma figuriamoci, su questo voglio dire che sono veramente al di sopra delle parti, non me ne frega nulla. Ma ascoltami, ti chiedo un consiglio invece per le famiglie che magari sono in graduatoria e non ricevono, perché ci sono anche famiglie che sono in graduatoria e non ricevono risposte. C'è un'assistenza da parte delle associazioni dei consumatori o bisogna rivolgersi per forza al sindacato degli inquilini? No, generalmente queste cose le fa il sindacato degli inquilini. Sì. Però ci sono anche delle formulazioni giuridiche, anche un avvocato, un semplice avvocato, io preferisco che ci si rivolga al sindacato degli inquilini. Esatto, volevo il tuo consiglio. Eccetera, eccetera. Beh, insomma, l'inadempienza può essere anche perseguita, è anche perseguitata, non solo perseguita. Quindi ci sono anche degli uffici legali che si devono mettere a disposizione a dire: ma perché non mi assegnate la casa? Io ne ho il diritto, voi fate il blocco, per quale motivo? Non ci sono le motivazioni e quindi per inadempienza vi denuncio, eccetera. Ci sono. Io non sono un avvocato, ma so che gli avvocati sono ben consapevoli degli strumenti che possono essere messi in campo. Mettete in campo tutti gli strumenti, dalla protesta al legale, alle associazioni e via dicendo. Queste sono le cose da farsi. E questo è il consiglio che ci dai, quindi rivolgersi al sindacato degli inquilini. Perché sai, molte volte una persona, una famiglia non ha, come posso dire, neanche i mezzi, le capacità di poter contrattare o insomma di poter dialogare con un ente come la Regione o come la MM a Milano, certo, che magari non risponde o che non soddisfa le richieste. Certo, singolarmente non vai da nessuna parte. Singolarmente non vai da nessuna parte, esatto. Non vai da nessuna parte. Vai o dai sindacati o vai anche dalle associazioni dei consumatori e loro mettono in campo tutti gli strumenti necessari per, ripeto, non solo denunciare le inadempienze, ma ci sono anche delle procedure legali per fare in modo che le inadempienze vengano superate. Va bene, io ti ringrazio. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per affrontare altri argomenti sempre con i nostri amici da casa. Intanto ti auguro buona serata, restate con Telenova perché adesso c'è Anteprima Nova Stadio. Ciao Rosario. Buona serata a te e un arrivederci a mercoledì.